Il futuro, la futura Presidente della Repubblica deve rappresentare coerentemente i valori della nostra democrazia che si fondano sulla lotta all'antifascismo e che hanno dato la democrazia e la libertà nel nostro Paese e deve dare ampie garanzie di etica pubblica. Ieri l'incontro del centrosinistra non sembrerebbe essere uscito un nulla di fatto, perlomeno non sono usciti ancora dei nomi. Qual è la prospettiva di questo centrosinistra anche per voi? Ma io non penso che chi si è riunito ieri rappresenti il centrosinistra, ci sono anche elementi dal punto di vista programmati, ma questo non è il momento di entrare nel merito. L'elezione del Presidente della Repubblica o della futura Presidente della Repubblica è un qualcosa che riguarda tutti, non devono essere fatti strappi, deve essere una figura che garantisce in maniera molto chiara, inequivocabile, la nostra democrazia e su che cosa si è fondata la nostra democrazia, vale a dire dalla lotta all'antifascismo, e in più deve essere coerente con valori di etica pubblica comprovata. Ecco, insomma, la candidatura di Berlusconi ad esempio non mi pare che sia questa, ma mi pare che sia già abbastanza tramontata. Attendiamo con fiducia la sua rinuncia. Scudete del caro bollette, la posizione dei Verdi qual è? Ma innanzitutto noi siamo esterrefatti dalla posizione del governo, in particolar modo del ministro Cingolani, che invece di implementare le rinnovabili sta tagliando le rinnovabili, invece di prendere i soldi da chi ha guadagnato enormemente da questa situazione fortemente speculativa con l'aumento del prezzo del gas, mi riferisco ad esempio alle società produttrici di energia, fornitrici, di intermediazione, che hanno realizzato solo nel 2021 extra profitti per 4 miliardi di euro. Quei 4 miliardi non si toccano e poi si utilizzano soldi pubblici per tagliare le bollette indistintamente a tutti quanti, come se fossimo tutti uguali, come che chi ha redditi alti e consuma tanta energia fosse uguale a chi ha un appartamento di 80 metri quadri e in famiglia solamente una persona che lavora. Ecco, ci sono delle iniquità sociali, ma la cosa che balza agli occhi, che è inaccettabile, è che si tagliano le rinnovabili mentre si dovrebbero rilanciare. Un solo dato dico al ministro Cingolani in questo momento: se si sbloccassero gli impianti eolici che sono fermi sul tavolo del ministero, si realizzerebbero 20 gigawatt che rappresenterebbero come se fossero 12 centrali nucleari nel nostro paese. Alcuni partiti di maggioranza stanno chiedendo a Draghi un scostamento di bilancio per la riduzione di queste bollette. Basta questo scostamento di bilancio per affrontare questo problema? Ma lo scostamento di bilancio significa fare ulteriore debito che lo pagheranno le future generazioni. Va fatta una scelta molto importante. Noi condividevamo la scelta del Presidente Draghi di introdurre un contributo di solidarietà per chi ha un reddito alto. Questo non lo si è voluto realizzare per l'opposizione della Lega, di Forza Italia, di Italia Viva. Quello che deve fare il governo è sbloccare le rinnovabili, attraverso le quali potremmo ridurre enormemente il prezzo dell'energia. Altro esempio: gli accumuli idroelettrici nel nostro paese valgono 8 gigawatt, gli impianti eolici che sono fermi sui tavoli ministeriali valgono 20 gigawatt, pari a 12 reattori nucleari. Ecco, con queste iniziative potremmo veramente dare un contributo. E poi un'ultima domanda a Cingolani: ma perché non tocca i sussidi ambientalmente dannosi che valgono 18 miliardi di euro l'anno, che si prendono le industrie energivore che si basano sulle fonti fossili?